Continuiamo ancora, insomma, prima di questo piccolo cambio palco, insomma, chiaramente lo sappiamo tutti, la questura ha diffidato tutti i musicisti a esibirsi per noi questa sera, ma un grande risultato è che questi musicisti comunque ci sono e ci sostengono nonostante la diffida, e allora va un grosso applauso per essere qui questa sera. Ma a prescindere anche dal fatto dei musicisti e tutto, c'era un motivo per cui avevamo lanciato questa iniziativa. Che ci piace vedere le strade, insomma, è risaputo, gli abitanti del quartiere lo sanno, ci mettiamo la faccia in tutte le iniziative per un vivere migliore e dignitosamente ogni giorno di questa vita, e soprattutto lottando per tutto ciò che ritiamo giusto per un futuro migliore, e soprattutto per questo che veniamo attaccati, perché crediamo che un altro mondo è possibile, che parte soprattutto da noi senza una delega, da noi in primis. Hanno provato in tutti i modi a fermarci, arrivando addirittura, oltre a diffidare i musicisti, anche i nostri amici e collaboratori tecnici che con le loro attrezzature avrebbero dato il loro supporto per questa iniziativa, vale a dire un service, il palco. Sono andati a prendere addirittura dove lavorano, facendogli fare anche, come dire, la figura dei criminali, criminali che non sono, perché? Perché vogliono darci una mano. Ci accusano, come dicevamo prima, di essere un'associazione a delinquere. Ma noi ribaltiamo questa accusa, noi siamo un'associazione a resistere, perché questo mondo non ci piace e vogliamo cambiarlo anche con iniziative come queste. Quindi continuiamo ancora con la musica, ci saranno anche altri interventi e soprattutto, allora, buona serata a tutti, che viva Askatasuna! Se ogni giorno scegliamo di lottare, di scendere in piazza contro questo mondo, ci scusiamo se ogni giorno decidiamo di rifiutare un lavoro di merda, se ogni giorno decidiamo di non accettare che un intero territorio come la Valsusa venga distrutto, ci scusiamo se ogni giorno scegliamo di stare dalla parte di chi rischia di perdere la casa, di chi soffre, di chi giovane, giovanissimo, con fatica a trovare il proprio spazio in questa città, in questo paese. Anzi no, non ci scusiamo, non siamo noi a doverci scusare, sono quelli che scelgono di continuare a inviare armi per coprire il mostro della guerra, a doversi scusare. Sono coloro che ci offrono solo salari da pane, sono coloro che speculano sulle nostre bollette, che ci costringono a vivere una gioventù sotto la pressione quotidiana di una società fatta solo di consumi e di repressione. Questo non lo possiamo accettare, non lo possiamo accettare, ed è per questo motivo che abbiamo scelto ogni giorno di dire una cosa semplice, di portare avanti un semplice messaggio, e cioè che Askatasuna vuol dire libertà. Oggi ci sono decine di compagni e compagne che rischiano anni e anni di prigione, perché ogni giorno con coerenza nel quotidiano hanno portato avanti il nostro, hanno risposto a bisogni, hanno ascoltato le voci che nessuno ascolta. Oggi ci sono compagni e compagni che sono accusati e accusate di essere delinquenti. Noi la rimandiamo al mittente questa accusa, perché ci trovate nelle montagne e nelle strade di questa città a dire che siamo resistenti, che non ci pieghiamo, che governo dopo governo siamo sempre qua. E siamo qua anche grazie a voi, a questa enorme comunità che ogni giorno condivide con noi un sogno,
il sogno di cambiare questo mondo che oggi come non mai è insostenibile, che è insopportabile per le nostre esistenze e insopportabile per le nostre vite. Quindi, insomma, l'invito è questo, è quello che crescere questa associazione, far crescere questa associazione a resistere, perché abbiamo bisogno dell'energia, del sapere, della forza di ognuno e ognuna di noi per portare avanti l'idea che qualcosa in questo paese può cambiare. Ti chiedo, insomma, com'è di salutare quei compagni e quelle compagne che stanno pagando più di altri, che oggi sono chiusi tra le mura di una prigione oppure sono chiusi in casa, ai domiciliari. Ti chiedo di salutare con me Umberto, Giorgio, Stefano, Sara, Franceschino, Emiliano, perché la luce dell'unità è quella che ci permette oggi di continuare a sognare, di far vedere la Torino di pelle, di anche le strade, una Torino che resiste, che risponde colpo su colpo e che non si farà più dire. Che viva Scatassuna, che viva Torino, alle sempre resistenza!